giorno stavo andando a casa della nonna, ma venne fermato dalla mamma. Ti fermo io, Dani, non la voglio sapere la tua stupida barzelletta, ok? Dove stai andando? Vado da Matti. Da Matti? Ciao. Un bacio. È stato bello. Come? Come è stato bello? Sei una persona orribile. Non riesco più a starti vicino. Forse mi vuole lasciare con una lettera. Ah, oggi sono davvero felice e sono certa che nulla potrà andar male. E se anche voi siete felici come me, dovete iscrivervi al nostro canale. Robby! Dimmi, Dani. Che stai facendo? Sto volando sopra l'America. Dani, sto giocando alla Switch. No, non ci posso credere. Che ho fatto, Robby? Questa qui è una mia felpa, Dani. Lo so, però oggi mi sono alzata super felice e volevo condividere questa felicità con te. E quindi mi sono messa la tua felpa. Mi spieghi in che modo tu dovresti condividere la tua felicità rubandomi un vestito? No, Dani, non funziona così, te lo chiedo per favore. Vatti a togliere la mia felpa, perché poi tu indossi tutti i miei vestiti e io non ne ho più. È già successo due volte questo mese. Va bene, torno subito. Amici, a voi è mai successo che, per esempio, un'amica o un fratello o una sorella vi rubavano i vestiti mettendoseli loro al posto vostro? Io, personalmente, è una cosa che odio! Mi sono cambiata soltanto per te e ora voglio stare proprio qui vicino a te. Ecco qui. Ma di tutto il divano, per forza qui vicino a me devi metterti? Sì, voglio stare vicino vicino, darti tanti bacini, coccolarti. Allora, vanno bene i bacini, perché non voglio dire che non voglio i tuoi bacini. Però sto un po' stretto, io sono grosso, ti puoi fare più in là, Dani? Okay, così va bene? Io sono un ragazzo che vuole i suoi spazi. Non è che mi devi stare proprio attaccata, Dani. Ok che sei felice, però non è che adesso devi iniziare a scocciarmi. Stitch, almeno tu vuoi che io stia vicino a te e ti dia tanti bacini? Lo sapevo che tu non mi avresti deluso. Ecco, ora sta pure iniziando a parlare da sola con i pupazzi. Che causa persa. Un, due, tre, sasso, carta, forbici! Ok, ho vinto. Robby, la vuoi sapere una barzelletta super divertente? No, non la voglio sapere una barzelletta super divertente. Ma io volevo soltanto giocare con lui. Ci sono, gliela racconterò lo stesso. Pierino, un giorno stavo andando a casa della nonna, ma venne fermato dalla mamma. Ti fermo io, Dani, non la voglio sapere la tua stupida barzelletta, ok? Ora vado al computer, vado a lavorare o giocare, fare quello che voglio senza di te, non ti voglio. No, vuoi sentire una canzone? No, vai via. Ma perché Robby è così strano? Io non ho fatto niente di male. Tata! Ehi, sono io! Robby! Dani, dai! Voglio rimanere da solo oggi, non è una buona giornata, ok? Possibile che tu non possa capire una cosa così semplice? Ossia che io voglio rimanere da solo oggi, non ho voglia di giocare, va bene? Lo vuoi capire oppure no? D'accordo, allora ci vediamo dopo. Sì, a dopo. Amici, ma secondo voi ho fatto qualcosa di male? Forse puzzo? No, mi sono lavata stamattina. Iscrivetevi al canale per capire al meglio cosa sta succedendo. Forse è soltanto un po' nervoso oggi e quindi lo lascerò stare per un po', ma poi tornerò da lui perché voglio cantargli una bellissima canzone d'amore. Allora, se volete ve la faccio sentire. Fa così. Tu che sei parte di me. Ehi, dove stai andando? Vado da Matti. Da Matti? Ciao. Un bacio. È stato bello. Come? Come è stato bello? Scusa, Robby, ma dove stai andando?
Te l'ho detto da matti, tu non ti preoccupare, tornerò presto a casa, fidati. Ma Robby, ti vedo strano, c'è qualcosa che mi devi dire? Niente di strano, per favore torna a casa e... ciao. Non sto capendo davvero cosa non sta andando in Robby. Cioè, io mi sono svegliata che ero super contenta di stare con lui, di passare del tempo. E lui invece poi ha cambiato atteggiamento nei miei confronti. Ci sono. Devo indagare e capire cosa è successo. Devo cercare indizi e sicuramente gli indizi saranno nelle cose di Robby. Quindi inizierò dal suo armadio. Qui ci sono tutte le felpe di Robby. Magari mi sta tradendo e quindi nelle tasche dei suoi pantaloni posso trovare qualche indizio. Qui non c'è. Qui neanche. Oh no, qui non c'è nulla. Speravo di trovare qualche scontrino. Magari era andato a comprare delle rose per qualche ragazza, io non lo sapevo. Dani, devi andare più a fondo. Un momento. Sta iniziando a far freddo, quindi Robby inizia a mettere i giubbotti. Qui ci sono tutti i giubbotti. No, questa non mi serve. Mio, questo è di Robby, ma non c'è nulla. Questo è di Robby. Un momento. E sembra essere una lettera. È indirizzata a chi? Devo assolutamente leggerla e scoprire di chi è. Tra l'altro è anche un po' stropicciata. Cioè, ma come le tiene Robby queste cose? Cara compagna, sono io la sua compagna, stiamo insieme da 8 anni. Tutti i giorni stiamo assieme e giorno dopo giorno ci sono cose che non so come dirti a parole. Magari non sa dirmi che mi ama tantissimo e quindi me lo ha scritto in una lettera. Ah Robby, ora ho capito perché eri così strano. Sei una persona orribile. Non riesco più a starti vicino. Forse mi vuole lasciare con una lettera. Mi sono stancato di litigare. Ogni giorno ti prendi tutto lo spazio, ti prendi tutte le mie cose. Basta! Ma mi prendo tutto lo spazio perché io voglio stare vicino a te. E poi mi prendo le tue felpe per sentire il tuo odore, il tuo profumo. Oh, un momento ragazzi, ma cosa vorrà dire con questa lettera Robby? Stai sempre disattenta e prendi in giro me che faccio le cose bene. Puzzi! È vero? Sei brutta, cattiva, antipatica e ti odio! Ma io non so se posso continuare a leggere questa cosa orribile! Non ce la faccio a continuare a leggere! Devo andare sul letto! Non so se ce la faccio a continuare a leggere, però devo continuare e capire cosa Robby vuole dirmi. Magari non vuole stare più insieme a me. Era una così bella giornata e ora sta diventando il giorno più brutto della mia vita. Questa volta glielo ho fatto vedere io. Ho fatto bene ad allenarmi tutto quel tempo alla Switch. Così oggi finalmente ho vinto io contro Matti. Ora sì che la giornata è migliorata. E scusarmi con Dani se prima sono stato un pochettino antipatico. Però ieri ho perso contro Matti e quindi dovevo allenarmi. L'ultima persona sul pianeta, io andrei sulla luna pur di non stare vicino a te. Ragazzi, avete capito? Non vuole stare più con me. Devo continuare. Accanto a te non sono felice. Non lo sono mai stato. Tutti i momenti che abbiamo passato assieme. Ma tutti dicevano che dovevamo stare assieme. Ora ho capito tutto. E che gli altri non ti volevano. E ora neanche io ti voglio. No. Basta, io non penso di poter continuare queste ultime parole. Dani? 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 Dove sei?
Ma ragazzi, la porta non era chiusa a chiave, quindi Dani non è andata via di casa. Ah, qui c'è anche il suo telefono, quindi dovrebbe essere in casa, no? Ah, ecco, forse è in camera da letto. Dani? Ti odio, ti odio, ti odio. Spero di non rivederti mai più. Addio. Non ci posso credere. Dani? Dani sta piangendo? Ma è chiuso a chiave. Ma si può sapere per quale ragione Dani sta piangendo? Dani? Dani, sono Robby, sono tornato. Come lasciami stare? Dani, apri questa porta! È inutile che adesso mi metti! Mi hai detto che devo andare sulla luna! Si può sapere perché piangi? Perché tu mi odi, me l'hai scritto! Cos'è che avrei scritto io? Ma Dani, ma stai scherzando? Perché sta piangendo? Ma che cos'è questa? Dani, che cos'è? Cos'è questa lettera? Mi hai scritto tu perché non avevi il coraggio di lasciarmi. Lettera per lasciarti. Ma di cosa stai parlando, Dani? Ma dove l'hai trovata questa lettera? L'ho trovata nel tuo cappotto. Sì, l'avevi nascosta lì. Cappotto? Quale cappotto? Quello marrone e lungo. Ma io quel cappotto non lo metto da quando andavo a scuola. Saranno tipo 9 anni che non metto quel cappotto. Non so neanche perché ce l'ho qui in questa casa. Boh, non lo so, ho preso tutto e l'ho portato. E sai a chi è diretta questa lettera, Dani? È una lettera che non ho mai consegnato alla mia ex compagna di banco di quando andavo a scuola. Non ci credo! Sono tutte scuse! Mi hai mai visto indossare quel cappotto? No. Non ti ho mai chiamata in tutti i nostri 8 anni e mezzo di fidanzamento compagna, perché dovrei chiamarlo qui, è compagna di banco. Poi tutti i giorni siamo assieme perché era la mia compagna di banco. Però tu hai scritto proprio qui che io prendo tutto il tuo spazio e che ti rubo tutte le cose, come stamattina quando ho indossato la tua felpa. La mia compagna di banco ogni volta metteva i suoi libri, il suo diario, il sassuccio dalla mia parte del banco. Era una cosa odiosissima. Anche se mettevo la linea al centro del banco per dividerlo, in realtà lei non gli importava nulla. La cancellava e metteva le cose sulla mia parte di banco. E poi non portava mai nessun libro e prendeva tutti quanti i miei e me li scarabocchiava. Era una cosa odiosa, puzzava, era cattiva. Non stava sempre disattenta, Dani. Io la odiavo con tutto me stesso. E infatti poi ho chiesto alla prof di cambiarmi e mi ha messo insieme a Luca, che tu sai che è un mio amico. Quindi non mi odi? Mi ami ancora e vuoi stare tutta la vita con me? Certo che sì, Dani. Un momento, se questa lettera era per la tua compagna, che non gliel'hai data? Non gliel'ho data, Dani, per il semplice motivo che poi l'ho riletta e mi sembrava troppo cattiva. E quindi, dato che sono una persona migliore rispetto a quella cattiva della mia compagna di banco, ho deciso di tenermela per me, chiedere gentilmente alla mia maestra di cambiare posto di banco e ho risolto tutto, ecco. Allora me lo daresti un abbraccio? Vieni qui, polpetta. Io ti amo tanto.